Oggi in questo video vi mostrerò come poter ottenere una piccola pianta di ananas in casa da degli scarti. La prossima volta che comprerete un frutto di ananas, mi raccomando, non buttate gli scarti, soprattutto non buttate la parte superiore, quella con le foglie per intendersi, perché è da lì che riuscirete ad ottenere la piantina. Seguite il video così capirete meglio e sarete sicuramente felici del risultato che otterrete se proverete a farla nascere. Quando scegliete il frutto mi raccomando di fare attenzione ad una cosa, e questa è importantissima, ovvero che nella parte superiore, nel centro, ci siano le foglioline piccoline di germogliazione, perché sarà proprio da qui che la pianta inizierà a produrre le foglioline nuove. Se queste mancassero o fossero rotte, io vi consiglio di cambiare frutto e di sceglierne uno che appunto abbia queste caratteristiche, perché sennò rischiereste di fare tutto il lavoro per ottenere poi una pianta che comunque non crescerà. Una volta scelto il frutto, sarà sufficiente separare la parte inferiore, quindi quella commestibile, dalla parte superiore, che è quella che poi diventerà effettivamente la piantina. E per fare questa operazione si può procedere in due modi, ovvero la prima, prendere semplicemente la parte inferiore del frutto e la parte superiore e ruotare, questo in un senso e questo nell'altro, quindi così, in modo che la rotazione in sensi contrari provochi la rottura tramite uno strappo proprio alla base tra frutto e ceppo. Oppure il secondo metodo è quello di prendere un coltello tipo questo, un coltello da cucina, andare alla base sempre tra ceppo e frutto e tagliare con un taglio netto. Prendiamo il coltello e tagliamo così. Abbiamo così separato il frutto dal ceppo, quindi mettiamo il frutto in frigo e consumiamolo poi quando ci farà più comodo, e prendiamo il ceppo e iniziamo a prepararlo per poterlo mettere nella terra. La preparazione è davvero molto semplice, sarà sufficiente eliminare delle foglioline partendo dal basso, liberando il tronco centrale per almeno 5-6 cm. In questa maniera, così, letteralmente, le strappate. Ed ecco che la piantina è pronta per essere messa a dimora. Avete due opzioni, ovvero potete metterla direttamente nella terra, e secondo me questa è la soluzione più semplice e anche la definitiva, perché in realtà poi non avrà più bisogno di essere spostata da lì. Oppure potete metterla in un vasetto con dell'acqua, quindi un semplice bicchiere con un pochettino d'acqua, e una volta che avrà radicato e ci vorrà più o meno una decina di giorni, spostare la piantina in un vasetto con della terra, però rischiando di rompere le radici che insomma la piantina ha appena messo. Quindi io consiglio di mettere direttamente il tutto già nella terra, però vi farò vedere entrambi i procedimenti. Questo è il procedimento mettendolo nell'acqua, quindi si è preso il ceppo, si è messo semplicemente in un recipiente con un pochettino di acqua e si aspetterà che questo metta le radici. Una volta che questo avrà fatto le radici, sarà sufficiente prenderlo e metterlo in un vasetto con della terra. E dopo due giorni si potranno iniziare a notare le radici che stanno spuntando. Guardate, le vedete? Eccoli qua. Dopo circa due settimane a mollo nell'acqua, la piantina avrà sviluppato queste radici. Preparare il terreno per mettere a dimora la pianta sarà davvero facile. Bisognerà procurarsi innanzitutto dell'argilla espansa, della pietra lavica, della sabbia e della torba. Poi prendere un vaso e in questo inserire, partendo dal basso, l'argilla, la pietra lavica e la torba mista con la sabbia. Adesso procuratevi un vaso. Io ho scelto un vaso di terracotta. Mi raccomando, qualsiasi tipo di vaso sceglierete, dovete stare attenti che questo abbia il foro di uscita dell'acqua, in modo che ogni volta che andrete a bagnare le piantine, l'acqua possa defluire senza che si creino dei pericolosi ristagni dannosi per le radici. Al fine di evitare la fuoriuscita di materiali dal vaso, il buco andrà coperto con un pezzettino di stagnola, in questa maniera.
Il primo strato che si dovrà posizionare sarà l'argilla e ne metteremo circa 2 cm. Posizioniamo adesso uno strato di pietra lavica. E per finire andremo a posizionare il mix ottenuto miscelando della torba con della sabbia di fiume, con queste proporzioni, il 90% di torba e il 10% di sabbia di fiume. E a questo punto non vi rimarrà altro che inserire la piantina all'interno del vaso. Prima di fare questa operazione, con un dito create un foro, in questa maniera, così come sto facendo io. Poi prendete la piantina, praticate una piccola pressione sulla base, in questa maniera, e poi tutto intorno, in modo da coprire il ceppo, andate a rinzaffare con un pochettino di terra. E il risultato che otterrete è questo. Quindi la pianta è messa in dimora ed è pronta per crescere. Mi raccomando, bagnatela almeno 3-4 volte al giorno. Il terreno dovrà rimanere sempre costantemente umido. Per bagnarla potrete utilizzare uno spruzzino o un vaporizzatore. Un'altra raccomandazione importante è quella di non far mai finire dell'acqua all'interno della piantina, dove crescono le foglie per intenderci, perché rischiereste di fare marcire tutto. Ed ecco finalmente che abbiamo ottenuto una bellissima pianta di ananas. Se ve ne prenderete cura nei modi corretti, questa potrebbe addirittura nel giro di un anno produrvi i primi frutti. E con questo il video si conclude. Spero che sia stato utile e divertente per farvi imparare qualcosa di nuovo. E se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale e già che ci siete, dategli anche un'occhiata.